Ogni gara ha le sue leggi, regole da rispettare per raggiungere grandi obiettivi, scritte su tavole e custodite in luoghi sicuri per non essere violate, come tra queste montagne di raro fascino e grande bellezza. Sono i comandamenti della Hero. Il più importante di tutti è non arrendersi mai. Di fronte alla fatica, alla voglia di tagliare il traguardo e di non farsi distrarre da ciò che ci circonda. Siamo a Selva di Val Gardena, dove si è appena conclusa la 10ª edizione della BMW Hero Sud Tirol Dolomites. Hector Leonardo Paez e Mara Fumagalli sono gli ultimi Heroes in ordine di tempo. Contentissima, per me questa vale quasi come un mondiale, per cui sono veramente veramente contenta e volevo dire un grazie a tutte le persone che erano sul percorso a tifarmi, all'organizzazione di questa fantastica corsa che per me davvero vale tantissimo. Sono molto molto felice, questa è la mia 8ª partecipazione, ormai ho fatto sempre podio, una gara che mi porta sempre bene e dai, sono contento di questa vittoria. Portiamo indietro le lancette dell'orologio e torniamo alle origini di una delle gare di mountain bike più dure al mondo. Lo facciamo con gli occhi di partecipanti molto speciali che scorgiamo tra i volti degli oltre 4.000 biker alla partenza. Stiamo parlando dei veterani di questa incredibile corsa tra le valli ladine. Atleti che non hanno mai saltato un'edizione. Anni fa di questa Hero ho il ricordo che era sicuramente dura, ma era per me un'incognita, nel senso che non avevo mai fatto una gara del genere, non avevo assolutamente l'allenamento per farlo. Ci sono 4 salite veramente impegnative, sono tutte con pendenze proibitive, in particolare l'Ornella che è la terza, che spesso e volentieri la si fa quasi tutta spingendo la bici a piedi. Ma l'idea della Hero è nata pedalando su queste montagne. Disegnai su una cartina un ipotetico percorso e chiesi al mio amico Peter Ungaldier di fare la prova del percorso. Così lui un giorno si mise in sella con la cartina in mano e alle 8 del mattino ho partito seguendo queste tracce. Nel 2009 sono andato alla ricerca del tracciato per fare questo giro. La meta era girare il Sella e possibilmente girare il Sassolungo per chi appunto volesse fare il giro un po' più lungo. Hanno fatto delle modifiche man mano negli anni e così è ancora più percorribile il tracciato. Ci sono imprese che richiedono tempo, non solo per completare il lungo percorso, ma anche per i preparativi che iniziano mesi prima. Se mi dovessi preparare per una gara così selettiva, innanzitutto un allenamento da iniziare già a febbraio. Faccio moltissimi rulli, approfitto un intervallo di pranzo e magari la sera e mi alleno in casa con i rulli. Ogni anno ho la voglia per tornare qui a pedalare nelle mie montagne preferite, costa fatica, costa sacrifici, però alla fine la soddisfazione è unica e credo che questo sia un evento che non ha eguali, almeno per quelli che ho partecipato io. Lo spettacolo naturalistico è da mozzare il fiato. Montagne come arche dell'alleanza, in cui sono custoditi i segreti di questa gara. Le parole non bastano per descriverlo. Servono immagini come queste per capire che solo qui possono accadere cose incredibili.
questi posti piacciono tantissimo. Selva mi sono innamorato dalla prima volta che sono venuto. Ho fatto anche una Hiro con un tempo infame, ma mi è piaciuto lo stesso. Ti fanno sentire vivo, ti fanno sentire delle emozioni che nelle altre gare non, almeno io non riesco a sentire, quindi ogni anno vengo qui per provare queste gioie e anche dolore, perché alla fine è fatica. Questo evento io lo vedo un po' come un puzzle e il mio lavoro è quello di organizzare tutti i settori, ma poi alla fine di mettere insieme tutti questi tasselli e creare un team unico che poi nella settimana di gara riesce a dare il massimo in modo da portare a casa un evento straordinario. Posti così meravigliosi da diventare sede dei mondiali di questa disciplina. Il campionato del mondo 2015 è stato per la Hiro entrare nell'Olimpo mondiale della mountain bike, affermarsi a livello internazionale per ripartire per nuovi traguardi. Infatti l'anno prossimo, dal 2020, lanceremo un circuito internazionale, la Hiro World Series, e quindi la Hiro si farà in tre, con tre eventi, uno sulle Dolomiti, poi passeremo a Dubai e per finire nella lussureggiante Thailandia. È il festival delle emozioni, cortocircuiti cerebrali che si innescano pedalata dopo pedalata, ruote come giostre in cui girano i pensieri e ci ricordano che siamo ospiti di questa grande festa. Tra le regole, è la più semplice da imparare. Basta solo lasciarsi trasportare dallo spirito di questi frenetici giorni. Negli anni ho convinto tanti miei amici a seguirmi, a iscriversi, a farla, e gli è rimasta tutti nel cuore. Molti di loro l'hanno fatta per altri anni, altre volte, e questo è bellissimo. Poter consigliare a una persona questa gara è fantastico. Bisogna sempre cercare di inventarsi qualcosa di nuovo, perché i nostri partecipanti vogliono venire a questo evento che non è solo una gara, è tutto un evento che gira intorno alla bici. E devi guardare le facce di quelli che arrivano al traguardo, perché vedi gente con una gioia immensa, e se dopo torni giù vedi gente che arriva e nonostante ci impieghi 10 ore magari per fare il percorso, li vedi che arrivano al traguardo e sentono di aver fatto nel loro piccolo un'impresa. Gli abitanti, gli organizzatori, i biker, tutte assieme le immagini dei loro volti compongono un enorme mosaico umano da esporre tra queste montagne, lasciando alle Dolomiti il compito di custodirlo per sempre, giorno dopo giorno, finché la Hiro avrà vita.